Bossari salva Luca Onestini dall'eliminazione e non Ignazio, Cecilia lo fulmina. Daniele Bossari salva Luca Onestini dall'eliminazione e non Ignazio, Cecilia reagisce. Serata al Cardiopalma al Grande Fratello VIP. I battiti sono aumentati quando ci si è trovati innanzi alla seconda eliminazione, architettata con il gioco crudele delle catene di salvataggio. Ed è proprio mentre Daniele Bossari doveva compiere la sua scelta che è stato fulminato da Cecilia Rodriguez. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza. Ilary Blasi annuncia che durante la serata ci sarà una seconda eliminazione. Iniziano i salvataggi a catena. Di cosa si tratta? Ogni concorrente deve salvarne un altro finché non ne rimane uno, colui che abbandonerà la casa. Tonon, capitano della settimana, è immune e tocca a lui salvare il primo inquilino innescando la catena. Arriva il turno di Daniele Bossari, Cecilia non approva il non salvataggio di Ignazio. Le ragazze sono salve, Malgioglio, Flaherty e Bossari pure. E sta proprio a quest'ultimo decidere chi salvare tra Luca Onestini, Jeremias e Ignazio. Salvare Luca significherebbe mandare al ballottaggio Moser e il fratello di Belen. E quando il compagno di Filippa Lagerbach sceglie proprio Onestini, condannando il ciclista e l'argentino al dentro fuori, la Rodriguez ha un sussulto. Cecilia viene prontamente inquadrata dalla regia. La sua scrollata di capo con tanto di smorfia diretta a Daniele è tutta un programma. Chissà cosa le frulla in testa. Probabilmente meglio non esprimerlo, d'altra parte è comprensibile. Da una parte il neo fidanzato, dall'altra il fratello a cui è attaccatissima. Fatto sta che la fulminata al conduttore di Mistero è lampante e non passa inosservata. Giulia Delellis salva Ignazio e manda al televoto solitario Jeremias. Intanto, il meccanismo delle catene di salvataggio porta Giulia Delellis a scegliere chi eliminare, o meglio chi mandare al televoto in solitaria. Su ripetuti consigli di Jeremias, che chiede espressamente di scarificarsi, l'esperta di tendenze salva Moser. Jeremias si trova tu per tu col pubblico che deciderà se tenerlo o meno in casa. Ignazio è salvo, Bossari è amareggiato ma convinto della sua scelta. Il fratello di Belen viene ibernato in attesa del responso del pubblico. Il finale è a lieto fine. Gli spettatori lo salvano, nessuna seconda eliminazione. Il GF VIP continua. Alla prossima!